a Harry De Luca. Ciao Harry. Ciao, ciao Bernardo. Come stai? Bene. Bentornato da noi. Allora, Harry ha scritto un libro bellissimo che si intitola La natura esposta con Feltrinelli ed è un libro che parla tra l'altro di un uomo che aiuta dei profughi a passare un confine, a passare una frontiera. Un alpinista, un uomo che sa arrampicarsi in montagna e li trasporta con la propria capacità e con la propria forza. Parli anche dei bambini profughi, fai una descrizione molto bella di questi bambini e io ti voglio far vedere i bambini veri, quelli che non sono nati dalla tua immaginazione, dalla tua scrittura, ma che Alessandra Buccini sta seguendo in un suo viaggio italiano, una grande inchiesta che mostreremo, questa è soltanto un'anticipazione. E questa è Catania, la città dove c'è stata la grande festa nazionale del PD, dove diciamo si è voluto dare un segno di ripartenza, ma è anche la Sicilia invasa, appunto, colpita appunto da queste masse di persone disperate che cercano appunto di raggiungere il nord. Allora, vediamo questi ragazzini minorenni a Catania. Quanti anni avete? No. Siete piccolini? No, non vogliono, scusate, va bene, via. Questo bambino che sta dormendo avrà al massimo 12 anni. Dormite qua. Dio santo, guarda dove cazzo dormono. Questa è casa vostra, mi state dicendo. Italia non buona, se vi facciamo stare buona. Così. The next, I go to. Prova, Milano, Germany. And then Germany. Harry, il nostro Presidente del Consiglio dice che l'Italia è un paese accogliente, che fa tantissimo per l'accoglienza, ed è vero, cioè stiamo cercando di fare del nostro meglio per salvare le vite. Però queste scene sono indecenti, abbiamo anche la sensazione che in realtà ci sia un grande sbando. Cosa possiamo fare? Cosa può fare lo Stato e cosa possiamo fare noi? Ma io non appartengo a una casta che può decidere che cosa si deve fare. Io vedo quello che succede, ma quello che succede dipende dalla nostra geografia. Noi siamo un antico paese di transito. Tutte le civiltà sono passate attraverso il mare e attraverso di noi e sono sciamate altrove. Dunque siamo in questa epoca di passaggio e di transito di grandi flussi migratori, bambini compresi, bambini spediti da genitori o senza nemmeno i genitori, spediti, come diceva quel verso di Coelet Ecclesiaste, pane sul volto delle acque, pane seminato sul volto delle acque. Noi siamo una terra di passaggio. La gran parte delle persone che toccano terra da noi, se ne vanno, sciamano altrove. E dove vanno? Come fanno a sciamare? Attraverso le Alpi. Passano dall'altra parte, bucano questa frontiera che noi, i poteri, si immaginano che siano delle barriere, le montagne. Le montagne sono il più fitto sistema di comunicazione tra i versanti e il meno controllabile sistema di comunicazione tra un paese e l'altro. E infatti il protagonista del tuo libro li porta dall'altra parte, si fa dare i soldi per il passaggio del confine, poi una volta che li ha fatti passare di là, glieli restituisce. Glieli restituisce, sì, perché a lui non servono. E comunque gli peserebbe fare quell'accompagnamento a pagamento. Lo fa perché in questo paese dove non arrivava mai nessuno, improvvisamente arriva il mondo che bussa alla sua porta e cerca delle informazioni o un aiuto per attraversare, che è la cosa più naturale che i paesi di frontiera fanno, attraversare, conoscere. Ma tu che sensazione hai del tuo paese, dei tuoi connazionali? Perché è chiaro che in questo gesto di quest'uomo c'è quello che possiamo fare noi, no? C'è un gesto di generosità per cercare di fare la nostra parte, no? Te che sensazione hai? In Italia sono tanti quelli che vogliono fare la loro parte, sono tanti quelli che sono per l'accoglienza, o senti un vento, diciamo, più duro, più contrario? Vediamo il posto che ha subito di più l'impatto e quindi il confronto con questi flussi migratori, Lampedusa. Bene, a Lampedusa quella isola e quella comunità è riuscita a operare tutte e sette le opere della misericordia.
da dare da mangiare, da bere, vestiti, visite, aiutare le persone ammalate, quelli che stanno rinchiuse dentro, seppellire i morti, insomma. Al momento del bisogno poi l'umanità si aiuta moltissimo e scatta inesorabilmente, fatalmente e felicemente la fraternità. Quindi tu hai fiducia negli italiani? Ma io penso, ma gli italiani come i greci, come gli spagnoli, come gli esseri umani, insomma, noi siamo in un punto di particolarmente intenso di passaggio, tutto qui. Insomma. Tu dici, usi una frase bellissima, dici i profughi sono acqua corrente, non si può sbarrare. Qualcuno ti potrebbe dire che questo pensiero appartiene alle élite intellettuali più che ai ceti popolari. C'è questa apertura, no? Questa accettazione del fatto che i profughi dobbiamo accoglierli e che non vanno fermati. Perché spesso nei ceti più deboli c'è invece prevale la paura? Ma io non sto dicendo che dobbiamo, io sto facendo una constatazione del fatto compiuto. Noi abbiamo milioni, 5 o 6 milioni di nuovi cittadini italiani. Li abbiamo forse invitati, li abbiamo forse convocati, sono venuti e basta. Sono venuti, si sono piazzati, sono venuti nella maniera più difficile possibile, naturalmente, perché osserviamo e basta. Salviamo persone in mare, questo lo stiamo facendo, questo l'Italia lo sta facendo molto salvataggio nel Mediterraneo. E, malgrado questo, abbiamo una quota di perdite altissima, insomma, ultimo questo naufragio certo, gigantesco davanti alle coste di Egitto, che è il nuovo porto di, sì. E quindi è ineluttabile quello che arriva, cioè noi dobbiamo ma soltanto... Ma questi 5 milioni o 6 milioni di nuovi cittadini, questi sono venuti e hanno potuto trovare al piano terra della società il lavoro, produrre gettito pensionistico per noi. E avviene, è una constatazione, insomma, nessuno li ha invitati, ecco che così si sono distribuiti. Senti, nel tuo libro poi c'è un'altra storia, cioè lo stesso protagonista è un falegname, un artista, non saprei, è un artigiano, sì, è un artigiano che a un certo punto deve restaurare un Cristo. Sì. E intorno al restauro di questo Cristo, di questo Cristo crocifisso, c'è un cattolico, c'è un vescovo, c'è lui, poi... collabora un rabbino e collabora anche un musulmano. Insomma, ci sono le tre religioni, le tre grandi religioni monoteiste intorno a questo Cristo. Abbiamo parlato fino adesso con Rulla Gebreal, con Lutva, con Mario Giordano di questo che qualcuno definisce scontro di religione, scontro di civiltà, musulmani contro cattolici, cristiani contro buddisti, musulmani contro buddisti. Non è un po' un'utopia quella che tu racconti, l'idea che le tre religioni possano stringersi intorno a un simbolo? Ma i rappresentanti al piano terra delle religioni, quando si incontrano, poi si scambiano delle informazioni utili e si riescono a dare una mano. Quello che sta succedendo nel mondo islamico è una guerra mondiale e micidiale al loro interno. C'è una guerra nel mondo islamico. Una guerra di distruzione reciproca dentro il mondo islamico. Di questo noi abbiamo degli effetti collaterali. Lo abbiamo raccontato oggi, stasera raccontato una strage in cui sono morti 324 musulmani per mano dell'ISIS, anche se queste stragi non vengono raccontate abbastanza, vengono raccontate più le stragi dei nostri. Perché ci danno più dolore i nostri, evidentemente, ma è in corso una guerra mondiale di stragi all'interno dell'Islam e lì si sta svolgendo un conflitto senza quartiere, insomma, quindi noi possiamo stare a guardare o stabilire qual è l'Islam che ci interessa di più, insomma, l'Islam col quale vogliamo convivere, perché ci dobbiamo convivere. Io sono contrario al termine radicalismo islamico quando si parla di attentatori e di questo tipo di estremismo, perché se si dice radicalismo si immagina che approfondendo l'Islam, cioè andando alla sua radice, si trova la guerra, l'estremismo, lo scannatore. In realtà si tratta anche biograficamente queste persone, sono dei superficiali completi, sono dei superficialisti islamici.
quando tu usi il termine radicalismo dai un connotato minaccioso all'Islam, senza riuscire a descrivere invece poi di che si tratta. Si tratta ma nemmeno di fondamentalismo, superficialismo, di persone che imbracciano un qualunque slogan. E probabilmente non sanno neanche niente del Corano, spesso molti di questi terroristi non sanno nulla. Sono convertiti, per modo di dire, all'Islam poche ore prima di compiere un attentato. Ti fa paura Donald Trump? No, credo che sia il peggior candidato alla presidenza degli Stati Uniti d'America di tutta la sua storia, degli Stati Uniti d'America. Il peggior candidato. Io penso che le democrazie riescono perfino a suicidarsi, ma non quella americana degli anticorpi che le impediranno di cedere a una tentazione erdoganista. Perché è incredibile che un paese possa passare da Barack Obama a Donald Trump. È improbabile. Per me è improbabile. Senti, Harry, tu affianchi la passione di Cristo alla sofferenza dei migranti. Per questo ci sono queste due storie che si incrociano. In fondo ti viene immediatamente, no, spontaneo, associare il corpo di un migrante che cammina in Europa al corpo di Cristo, no? Nel momento della sofferenza. È così? In questa storia c'è uno scultore uscito dalla Prima Guerra Mondiale che è incaricato di scolpire un Cristo nudo, perché nelle crocifissioni i corpi dei condannati venivano crocifissi nudi. Noi poi ci abbiamo messo la Chiesa ha provveduto a mettere dei drappi e delle coperture, ma la verità nuda e cruda era che venivano crocifissi nudi, e quella nudità era un supplemento di supplizio, di perdita di dignità ancora prima di essere condannati, perché crocifissi venivano esposti in alto alla vista di tutte le persone, donne, tutti quelli che ci stavano, quindi era un gravissimo atto di umiliazione oltre che di condanna a morte. E in questo Cristo che lui scolpisce c'è un raccolto dei suoi compagni della Prima Guerra Mondiale, di tutti quei ragazzi che sono morti. Lui fa un corpo di un atleta che è il corpo di quella sua generazione. Ed è quello che poi dovrà togliere il panneggio che è stato aggiunto, e quindi dovrà intervenire su quella parte. Si accorge che questo corpo, toccandolo, questo corpo di marmo, è un corpo che dà delle rivelazioni, che gli rivela delle informazioni, delle notizie. Intanto la pelle d'oca, perché stava morendo di freddo quello là sopra, perdendo sangue, a 800 metri sul livello del mare, intorno a aprile o marzo, stava avendo freddo, stava morendo anche di freddo. E poi invece ci sono delle altre, è un modo per avvicinarsi fisicamente a quel corpo, e il suo sentimento è un sentimento di compassione, e di compassione fisica. Grazie. Harry De Luca, La natura esposta. Grazie Harry.